Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, sono molto contenta da donna della presenza femminile, io sono Cristina Pala e sono la coordinatrice provinciale del progetto La Spinning Market. Che cos'è La Spinning Market? Poi ve lo spiegherà dopo il dottor Luca Palasconi, che è un ricercatore dell'Università di Bologna, nonché fondatore della Spinning Market. E sono qui per illustrarvi cosa abbiamo fatto nella nostra provincia. La provincia di Pesaro Urbino, insieme alle due aziende che gestiscono i rifiuti, che sono l'ASE di Fano e Marco Multiservizi, io propriamente lavoro a Marco Multiservizi, e hanno promosso questo progetto di La Spinning Market, che è un progetto di recupero di tutti i prodotti invenduti, in scadenza della grande distribuzione soprattutto, e che poi vengono dati alle associazioni di volontariato, alle ONLUS, per essere poi ridistribuiti alle persone che ne hanno bisogno. Il nostro progetto abbiamo cominciato a lavorarci nel 2011, è partito operativamente nella primavera del 2012 e al 31 di agosto di quest'anno abbiamo già raccolto 37 tonnellate di cibo, tutto cibo buonissimo, recuperato ma buonissimo, cioè prodotti in scadenza, prodotti leggermente danneggiati, poi dopo vi spiegheremo meglio tutto. Abbiamo praticamente coinvolto 19 enti beneficiari, cioè 19 associazioni in tutto il territorio che ricevono questi prodotti, in 12 comuni, e i donatori attualmente sono 14. Allora, con questo progetto noi abbiamo cercato di avviare nella nostra provincia, con tra l'altro con questi ottimi risultati, un percorso virtuoso, cioè di sensibilizzare, di poter prima di tutto di poter aiutare delle persone e non produrre rifiuti, e in secondo luogo di iniziare un percorso virtuoso all'interno della nostra provincia affinché fossimo tutti più sensibilizzati sul tema dello spreco e tutti i comuni potessero attivare delle azioni che combattessero lo spreco, sia a livello diciamo del commercio, della grande distribuzione, sia a livello domestico. E questo percorso ci ha portato anche nella scorsa primavera e alla fine di aprile, fine aprile, e a promuovere all'interno dei nostri comuni sempre un progetto di La Spinning Market che si chiama Carta Spreco Zero, che praticamente è una carta, un decalogo che i 25 comuni si sono impegnati a firmare, hanno firmato quindi in provincia, dove che prevede tutte delle azioni, tra cui le azioni educative, il motivo per cui siamo qua oggi, per combattere lo spreco, perché lo spreco, soprattutto alimentare, ma di tante altre cose, è una parte rilevante del nostro vivere quotidiano e non solo crea dei danni da un punto di vista ambientale, perché si producono rifiuti ancora buoni, ma perché soprattutto alimenta la cultura del non dare valore alle cose e soprattutto il fatto di poterle recuperare, di sapere che qualcuno le recupera e le dona a qualcun altro, attiva una relazione sociale molto importante proprio di partecipazione e di consapevolezza. Il dottor Palasconi è un ricercatore dell'Università di Bologna che vi illustrerà oggi tutto il mondo diciamo dello spreco. Scusa, che ce ne va, cioè, uso per quelle che tanto non lo uso. Ma ce ne sono di sopra anche quelle, senza di sopra questo problema. Allora, illustrerà questo mondo dello spreco, vi darà dei dati dei quali rimarrete veramente molto impressionati, perché lo spreco è un po' come i rifiuti, non si c'è, non ne abbiamo la netta percezione di quanti ce ne siano e di quanti ne produciamo, e soprattutto vi dirà anche come, quanto e come in realtà si possano ben evitare questi sprechi. Okay, ciao a tutti. Io sono solo Luca, tutto il resto non serve niente. Mi fa molto piacere essere qua stasera, prima di tutto perché comunque è un modo di fare quello che più mi piace, è parlare al pubblico. Quindi, visto che comunque faccio di professione tra le altre cose, nel senso che sono un ricercatore, ma sono anche un docente all'Università di Bologna, quindi tutti i giorni ho modo di relazionarmi con
Bologna con gli studenti, ma poi anche perché è vero che lavoro e vivo a Bologna, però in realtà sono nato, vissuto per tanti anni qui in provincia di Pesaro, e ancora i miei genitori che vivono qua vicino, quindi mi fa sempre piacere tornare, diciamo, da queste parti, anche se questa volta a Fossuma è a Montefelcino, i miei genitori vivono, anche se per oggi l'ha toccato il furo, purtroppo. Sono qua anche per farvi sentire in colpa, vi dimostrerò, tra virgolette, che la principale, per sentirci in colpa, tra virgolette, perché comunque vedremo che la principale causa degli sprechi alimentari, anche se non ci accorgiamo e anche se, come vi dirò, non siamo noi direttamente con la nostra mano a buttare i prodotti nel bidone della spazzatura, la principale causa siamo noi, perché ci siamo fatti viziare, perché ci è piaciuto farci viziare in qualche modo. Però in realtà poi vi dirò, vedremo insieme, che è vero che probabilmente noi siamo la principale causa, però in mano abbiamo uno strumento principale che siamo noi stessi, con il quale potremmo veramente fare molto rispetto a quello che si potrebbe pensare. Però per iniziare mi piace farvi vedere un brevissimo filmato, che dura neanche due minuti, che secondo me è molto significativo. E adesso ce lo guardiamo, anche se l'audio è molto basso, però è solo musica e quindi non è molto importante. Lo vediamo e poi lo commentiamo. È qualche mese che io passo con i fiati sopra la porta della cucina per riuscire a fare quello che fanno loro, a fare trasformare il cibo in soldi, non sono riuscito ancora. Mi piace far vedere questo filmato perché secondo me qua, come già accennato Cristina qualche minuto fa, c'è il senso del perché si spreca, a nostro avviso. Perché non si dà più valore al cibo. Dicevo ai miei studenti qualche giorno fa che paradossalmente, poi non è così tanto paradossale, senza petrolio potremmo vivere, faremmo un sacco di fatica, ci verrebbero a mancare un sacco di cose, però riusciamo in qualche modo a ovviare. Già esistono le tecnologie per fare senza il petrolio, le lobby ci impediscono di utilizzarle, perché comunque il petrolio è comodo, perché dietro al petrolio ci sono N persone che ci lavorano, eccetera, eccetera, eccetera. Senza cibo, sfido chiunque di noi a non nutrirsi qualche giorno, qualche settimana, i più bravi, come dicevano gli studenti, come Pannella, magari vanno avanti un mese, ma poi dopo salutiamo tutti e ce ne dobbiamo andare, perché senza cibo non si vive. E questo già ci fa capire che nel momento in cui lo buttiamo via, e fra poco vi darò alcuni dati, significa che non diamo più valore al cibo, ma valore non solo economico, perché il cibo non ha solo un valore economico, in primis, a nostro avviso, ha un valore di tipo biologico, ci permette di stare vivi, ma poi anche tutta un'altra serie di valori, quello culturale, quello territoriale, che più ne ha più ne mette. Però tutti questi aspetti nella vita quotidiana li abbiamo persi. Tant'è vero che, dico due cose, poi iniziamo a entrare meglio nel discorso, non diamo valore al cibo perché comunque noi diamo per scontato che almeno 2-3 volte al giorno infiliamo le gambe sotto il tavolo per mangiare, ormai è scontato nella nostra vita, che alla mattina ci alziamo e comunque facciamo colazione, a pranzo comunque mangiamo e a cena mangiamo.
più o meno. E poi non diamo valore al cibo perché quando dobbiamo iniziare a preparare da mangiare, la prima cosa che facciamo, come compreso, e adesso cosa preparo? Adesso devo pensare, oppure ma finito il pranzo, stasera cosa devo preparare? Cosa preparo? Quindi tutto questo mi fa affermare, insomma, che il valore che diamo al cibo non è quello che dovremmo dare per la valenza che ha, in primis ci permette di vivere. Vi dicevo adesso che sprechiamo del cibo. Ops, andiamo avanti un attimo, magari ci torniamo. Perché sprechiamo il cibo? Parto da un dato generale. Allora, se facciamo un paio di calcoli, questi calcoli tutti gli anni ci permette di farli perché la FAO ci mette a disposizione dei dati, noi possiamo vedere che in Italia tutti i giorni, tutti quanti noi anche quelli che sono fuori di qui, hanno a disposizione cibo pari a 3.700 kcal. Per vivere, sempre la FAO ci dice che ne avremmo bisogno da 1.800 a 2.200 kcal, sempre mediamente, quindi considerando i bimbi, gli anziani, chi fa lavori pesanti, chi non fa niente, eccetera, eccetera, eccetera. Però mediamente è questa la realtà. Allora, faccio una semplificazione per arrivare a una conclusione. Se noi abbiamo 3.700 kcal a disposizione, diciamo che più o meno dovremmo mangiarne 1.800-2.200, quindi diciamo circa una metà di quelle che abbiamo a disposizione, significa che sicuramente metà più o meno le mangiamo. L'altra metà che fine fa? Allora, l'altra metà c'è qualcuno che mangia un po' troppo, adesso anche qua banalizzo perché non è solo questo il motivo per il quale il 50% degli uomini, il 34% delle donne, il 24% dei bambini soffre del problema del sovrappeso. Però se teoricamente, anche qua mi prendo una semplificazione, faccio una semplificazione, se tutti quanti noi mangiassimo tutto il cibo che tutti i giorni abbiamo a disposizione, più o meno, semplifico, dovremmo pesare il doppio di quello che pesiamo. Ci vediamo poi intorno, magari qualcuno, compreso me, ha qualche chilo di troppo, però non pesiamo il doppio di quello che pesiamo. Quindi la differenza tra quello che consumiamo e quello che abbiamo a disposizione da qualche parte va a finire. 99,9% delle volte va a finire nel bidone della spazzatura. Quindi faccio una semplificazione, perché poi non è così, poi lo vedremo. Più o meno tra il 30 e il 40% del cibo che avremo a disposizione nel nostro paese comunque va a finire nel bidone della spazzatura. Se io chiedo a voi, buttate via del cibo, nel 90% delle volte mi risponderete no, io buttare via del cibo, mai, ma cioè non esiste io buttare via del cibo. Adesso vi faccio vedere che, come vi dicevo prima, in realtà o direttamente o indirettamente del cibo lo buttiamo via. In questa situazione comunque l'Italia, per fortuna, almeno una volta, almeno su qualche cosa, non è la peggiore in assoluto. Forse sì, nella graduatoria siamo, diciamo, agli ultimi posti, ma in termini di soggetti che sprecano meno. Perché se noi andiamo a vedere negli Stati Uniti, addirittura loro hanno a disposizione il doppio del cibo realmente che dovrebbero consumare, 3.900 kcal. In giro per l'Europa e anche in altri paesi del mondo la situazione è molto simile a quella italiana o leggermente inferiore. Dai dati che non ho messo qua, ma che poi sono andato a trovarmi, non esiste nessun paese al mondo, e qui compreso anche i paesi più poveri al mondo, che abbia a disposizione pro capite al giorno meno di 1.900 kcal. Quindi anche i paesi più poveri al mondo, dove si soffre di più la fame, avrebbero cibo a sufficienza per sfamare tutti quanti. In quei luoghi il problema non è tanto produrre di più, ma è far arrivare il cibo a tutti quanti. Quindi a volte quando ci dicono che le OGM servono per dare a mangiare a tutto il mondo, magari cerchiamo di stare un po' attenti a quello che ci dicono. Dov'è che buttiamo via il cibo? Dov'è che si butta via del cibo? Dov'è che si formano degli sprechi che poi vengono, che poi non ci arrivano direttamente nelle case nostre? Lungo tutto il percorso che il cibo fa dal campo alla tavola. In agricoltura, nell'industria, nel commercio, all'ingrosso al dettaglio, nella ristorazione, fino ad arrivare a casa nostra. Quindi in tutti gli step, in tutti il percorso che il cibo fa, qualche cosa qua e là, per qualche ragione, adesso andremo a vedere, si perde.
voglio specificare però che cosa noi intendiamo per spreco. Una cosa che ci siamo accorti, sulla quale si sta lavorando proprio in questi mesi a livello europeo, è che in realtà non esiste, sembra assurdo quasi, una definizione univoca di spreco. Negli Stati Uniti lo definiscono in un determinato modo, a seconda della scuola di pensiero, in Europa c'è chi lo definisce in un modo, in Germania in un altro, in Spagna in un modo, in Inghilterra, in Italia, eccetera, eccetera, non c'è una definizione univoca di spreco. Tant'è vero che in inglese spreco si dice waste, però waste si traduce anche come rifiuto. E quindi già questo, visto considerato che l'inglese è la lingua che a livello internazionale scientifico si usa, fa capire che comunque a livello proprio di nomenclatura, di dizione, non c'è una differenza tra spreco e rifiuto. E quindi non c'è anche a livello concettuale una differenza. Con i dati che io vi porterò, di cui parleremo, ed è un po' la nostra linea di pensiero e la nostra linea guida, per noi lo spreco che cos'è? È tutto quel cibo, e noi qua parleremo solo oggi di spreco alimentare, tutto quel cibo che perde valore commerciale, ma che non perde la sua caratteristica di alimento, e quindi non perde la caratteristica di consumo umano. Quindi è cibo perfettamente consumabile, ma non più vendibile. Diciamo un'ulteriore cosa, è quel cibo che perde la natura di merce, ma non la natura di alimento. Già questo ci fa capire perché buttiamo via del cibo. Perché quel cibo perde, come vi dirò fra poco, una merce, definita merce, quando ha un prezzo. Se ha un prezzo rimane merce, rimane sul mercato. Nel momento in cui perde il prezzo, non è più merce, viene estromessa dal mercato. Quindi la ragione principale per la quale si butta via del cibo sono ragioni prettamente commerciali, prettamente economiche. Quindi l'economia regola più o meno quello che è buono da mangiare e quello che è cattivo, quello che non può essere più mangiato dal punto di vista economico. Dal punto di vista nutrizionale vedremo, e vi farò dei dati, vi farò degli esempi, e vi darò dei numeri, dei dati, scusatemi, vedremo che si tratta di alimenti ma che non sono più una merce. Allora, adesso mi soffermo un po' di più perché mi ci diverto un pochettino. Quali sono le cause che determinano gli sprechi? Qua adesso ce ne sono elencate tutte, anche nella diapositiva, è una serie, nella diapositiva dopo tante altre, però mi piace fare degli esempi concreti per farvi capire quando si butta via del cibo. Parto dalla nostra vita di tutti i giorni. Più o meno, tutti i giorni, qualche volta a settimana, andiamo a fare la spesa. Pensiamo di andare in un supermercato, pensiamo di aver bisogno del tonno. Andiamo di fronte allo scaffale del tonno, di fronte ai nostri occhi si presenta una confezione di tre di tonno che ha il cartone strappato. Sfido chiunque di noi a dirmi che non è vero che allunghiamo la mano dietro e prendiamo la confezione di tre di tonno dietro, che ha il cartone perfettamente integro. Ma cioè, non lo facciamo ragionando, cavolo, proprio vediamo, quindi allunghiamo la mano e prendiamo, possiamo scegliere, perché abbiamo la scelta, quindi prendiamo quello che è dietro. Poi magari quando arriviamo a casa rompiamo subito la confezione di cartone perché nella nostra dispensa ci stanno in piedi, non orizzontale. Però è quella l'azione che facciamo. Allunghiamo la mano dietro e prendiamo la confezione di tradizione dietro che non ha il cartone strappato. Quello che dico sempre ai miei studenti, chi è che di voi mangia il cartone? Io non l'ho mai mangiato, nessuno di noi lo mangia. L'altra cosa che però forse dovremmo fare è chiederci che cosa succede a quella confezione di tre di tonno col cartone strappato. Vi dirò di più, se per caso ci accorgiamo, se per caso ci mettono un pezzettino di scotch a chiudere quello strato e ci accorgiamo che c'è quel pezzettino di scotch, ci sentiamo pure presi in giro, ci sentiamo, ci vogliono vendere una cosa rotta. Poi magari scade dopo 3 anni quella confezione di tonno, se non 5 anni, però ci sentiamo presi in giro. Per non farci sentire presi in giro, quando chiude la sala cinesca di quel supermercato, quella confezione di tre di tonno va nel retro, dopo essere andata nel retro, aprono il bidone della spazzatura e la buttano via. Perché allora costa molto di più toglierla dall'inventario come confezione per tre di tonno, rimetterla in inventario come singola confezione, come tre confezioni singole.
qualora le tre singole confezioni le vendono sfuse, perché di solito quelle che sono nella confezione delle tre hanno una dimensione più piccola rispetto a quelle che vendono sfuse, quindi non saprebbero neanche come vendercela, quindi buttano via, gli costa meno buttare via piuttosto che fare tutte queste operazioni. Lo yogurt, ormai tutti quanti abbiamo imparato che lo yogurt che scade prima ce lo mettono davanti, scusatemi, che ha la preferenza di consumo più vicina ce lo mettono davanti. Tutti quanti noi ormai abbiamo imparato a infilarci in frigorifero, prendere quello dietro e quello in basso, perché sicuramente quello in alto forse scade un giorno prima, quindi lo vanno a prendere indietro. Adesso magari che sanno che lo diciamo fanno il contrario, però... Io sto facendo delle prove quando vado in giro per osservare la gente, effettivamente adesso stanno un po' mescolando, perché io ci guardo, perché vediamo come li posizionano, giuro, li stanno mescolando. Lo sapete che negli supermercati tolgono quegli yogurt 72 ore prima del raggiungimento della preferenza di consumo e nei supermercati 48 ore prima della preferenza di consumo? Perché comunque non lo compreremo e quindi è inutile che lo lasciano lì, sta solo a impicciare, quindi lo tolgono, lo portano nel retro, appendono nella spazzatura e lì è tutto dentro. Vi racconto queste altre due cose e poi dopo andiamo avanti con altri piccoli esempi sul supermercato. Banane. Quando andiamo a comprare le banane siamo costretti a comprare le banane verdi. Se vogliamo una banana matura, 9 volte su 10 non la troviamo. Dico questa però, nel retro, nel loro magazzino della frutta e della verdura, loro hanno un poster della Del Monte, della Chiquita o di qualche altra multinazionale di banane dove ci sono 4 foto di banane. La prima foto è una banana completamente verde e sotto c'è scritto: la banana vi arriverà al punto vendita con questo colore. La banana sotto è una banana un po' verde, un po' gialla, sotto c'è scritto: è il momento di metterla in vendita. Poi sotto c'è una banana che è quasi completamente gialla e inizia ad avere delle striature di giallo più intenso. E sotto c'è scritto: sono gli ultimi giorni che la banana può stare in vendita. Poi sotto c'è una banana completamente gialla e con qualche striatura nocciolina. È ora di togliere la banana dalla vendita. Sentate che quando è matura la tolgono. E che fine fa? Bisogna della spazzatura. Perché naturalmente quando noi andiamo a comprare le banane, comprare le mature cosa significa? Beh, io compro un casco di 4-5 banane, significa che poi me le porto a casa, poi magari oggi non me la mangio, me ne mangio una domani, una fra 3 giorni, poi diventano nere. Allora no, me le compro verdi, così piano piano si maturano a casa, e quindi le banane mature noi non le vogliamo verdi, e quindi questo che succede. 2 anni fa ero in un ipermercato di Verona, nel retro dell'ipermercato di questo ipermercato. Era il periodo di Natale, metà dicembre più o meno, ed era un gioielliera. No, scusa, sì, un gioielliera. Sotto il periodo di Natale, un po' tutto l'anno, però soprattutto sotto il periodo di Natale, quando sono aperti anche la domenica, eccetera, 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 gli ordini che fanno di frutta e verdura di tutta la merce non sono ordini che vengono fatti mano a mano che la merce sta per finire, sono ordini programmati. Oggi, domani, dopodomani arriva sempre fiorentine, arance, eccetera, eccetera, perché comunque devono vendere, quindi tutti i giorni arriva della merce. Io ero nel retro dell'ipermercato e vedo un dipendente che prende un muletto, quei trattorini diciamo con la pala davanti, e alza un bins, che sono quelle casse enormi, pieno di clementine. Vedo che lo porta vicino al bidone della spazzatura, loro sono giganti, e brum, butta dentro queste clementine. Faccio: ma che stai facendo? Beh, sono arrivate ieri. Scusami, cosa? Ti spiego. Allora, il giorno prima erano arrivate una partita di clementine che non avevano la foglia. Le hanno messe in vendita, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, il giovedì mattina, era arrivata una partita di clementine con la foglia. Allora, in area vendita non possono stare tutte e due le clementine, perché il consumatore dice: beh, quelle hanno la foglia dà l'idea della freschezza, dell'appena raccolto, compra quelle. Anche se io quando c'è la tolgo, perché non me la mangio, non la voglio pagare. Però vabbè, forse sono fatto male io sicuramente. Allora, in area vendita non possono stare tutte e due, perché sennò una rimarrebbe piena e l'altro si sarebbe venduto. Dall'altro lato, in magazzino non c'era posto, perché comunque intasamento, perché tutti i giorni arriva la merce, l'unico posto libero che arrivano è il bidone della spazzatura. 500 kg di clementine, arrivate il giorno prima, probabilmente raccolte 3 giorni prima, bidone della spazzatura.
vi racconto anche questa. L'anno prima, ipermercato di Bologna, bidone della spazzatura nel retro, 7-8 scatole di Ferrero Rocher buttate via. Erano quelle scatole trasparenti con tre strati di Ferrero Rocher che di solito compriamo per regalare. Però io, beh, sicuramente sono scadute, scadevano dopo il venerdì, no? Sicuramente rotta. Niente rotto. Ce l'ho detto, gli faccio, ma perché le avete buttate via? Vabbè, non lo vedi, mi fa? No. Che cosa? C'erano tre Ferrero Rocher, o due o quattro, ribaltati sotto sopra. No, sono ribaltati sotto sopra. E gli faccio una... E poi lui mi dice, tu lo compreresti, se lo devi regalare, puoi scegliere, allunghi la mano, prendi quello dietro, che non c'è Ferrero Rocher ribaltati, se ti accorgi. Oppure se te lo prendi, lo metti nel carrello, quando vai a pagare, vedi che è ribaltato, fai una corsa e lo vai a cambiare. Sicuramente mi fa... ci ho pensato, ho detto, beh, è molto probabile. Per non dire, è così sicuramente. Visto che loro non lo possono aprire, perché come lo aprono, lo rompono il sigillo di garanzia, se poi ce lo vendono fanno una frode, perché ci devono andare a passare dei problemi per una confezione 5-6 euro che noi paghiamo, loro la pagheranno 3-4 euro, gli costa meno cacciarla via. Però tutto ciò, mi fa, poi dopo ad esempio ce ne sono infiniti, confezioni di 3 kg da lancio dove ce n'è una marcata, la aprono, poi non li cacciano via, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò mi riconduce a quello che vi dicevo prima. È vero che il gesto di buttare via quella confezione di 3 di tonno, è vero che il gesto di buttare via quelle banane o quelle clementine, eccetera, eccetera, non l'abbiamo fatto noi. Però con il nostro comportamento, del quale in molti casi non ce ne rendiamo conto, ma non ce ne rendiamo conto perché... comunque ci hanno insegnato a non rendercene conto, ci hanno viziato a non rendercene conto, comunque quel cibo viene buttato via. Le cause sono infinite, i panettoni che prima ce li vendono da Natale a Capodanno 2x1, poi da Capodanno la Befana 3x1, dopo la Befana 4x1, 5x1, poi arriva la Pasqua che siamo vicini, quei panettoni non si possono sagomare a colomba, non arriverebbero al Natale dopo, buttiamo via tutto. A casa nostra perché buttiamo via il cibo? Per un motivo, soprattutto ma non solo, perché non sappiamo qual è la differenza tra data di scadenza e preferenza di consumo. Per noi c'è una data dietro e quella data vuol dire quando siamo lì il cibo è tossico, dobbiamo buttarlo via. Un conto è la data di scadenza, da consumarsi entro il, ma se dietro c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il, non vuol dire la stessa cosa. Se c'è scritto entro il da una parte, preferibilmente entro il, significa che ha un significato diverso nella carne, nel pesce, nel latte fresco. In alcuni formaggi c'è da consumarsi entro il. Quindi lì bisogna tassativamente rispettare la data, perché dopo quella data il cibo potrebbe andare incontro a delle alterazioni, anche se conservato in frigorifero, eccetera, eccetera, che se ci va bene ci fanno correre un pochino più spesso al bagno, se ci va male possiamo anche morirne. Però nella stragrande maggioranza dei prodotti, compreso lo yogurt, per dirne una, c'è da consumarsi preferibilmente entro il. Cosa vuol dire quel preferibilmente entro il? Che chi lo produce ci dice, guarda, fino a quel giorno che ci hai riportato lì sopra, io ti garantisco che quel prodotto ha le stesse identiche caratteristiche di quando l'ho confezionato. Passata quella data, il biscotto non crocchierà più come appena confezionato, quello yogurt non avrà più 10 milioni di lattobacilli, ma ce ne avranno 1.900.000 due giorni dopo, eccetera, 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 e quindi rimane perfettamente consumabile, solamente che non ha più quelle caratteristiche idilliache che io gli avevo, che il prodotto aveva quando io l'ho confezionato. Gli esempi sono tantissimi. Vado su una categoria di ristorazione particolare, poi anche su quella scolastica, per darvi un paio di indicazioni. McDonald's. Siamo d'accordissimo, forse sicuramente, che non è il ristorante migliore al mondo. Ma sapete quanto tempo vive un panino sullo scaffale del McDonald's? 10 minuti. Dal momento in cui lo fanno, se passano 10 minuti senza essere venduto, quel panino viene buttato via.
non è perché è diventato tossico, forse lo era già prima per le materie prime che utilizzano, quello è un altro discorso che magari adesso non ci interessa. Semplicemente perché secondo i loro standard qualitativi, dopo 10 minuti quel panino non ha più le caratteristiche che loro vogliono che noi percepiamo. Per dire in parole semplici, il pane si è raffreddato, la carne si è raffreddata, l'insalata e il formaggio e le salse stanno a contatto con la carne, il pane caldo, si sono sciolti, sono usciti fuori dal panino, quindi a vederlo non è più quel bellissimo panino che vediamo nelle fotografie. Ma la stessa cosa vale per le patatine, la stessa cosa addirittura vale per le bibite. Nell'ora di punta loro le bibite le fanno in continuo, dopo 10 minuti, visto considerato che lasciandole lì il ghiaccio si scioglie, perde un po' di gas, buttato via tutto quanto. E vi dirò di più, che se voi per caso vi capitasse, magari andateci una volta, stando lontani dalle casse per evitare di farvi dire cosa vuoi, cosa vuoi, vedrete che di fronte ad ogni fila di panino c'è un numero, c'è un fermo di metallo con un numero davanti, o rosso-nero, che quei numeri corrispondono al loro orologio, che di solito dalle casse si vedono, che hanno i loro orologi, sono i numeri rossi-neri. Quando la lancetta di minuti raggiunge il numero che è davanti al panino, significa che quel panino è scaduto. Se cercano di vendervelo, che magari non si accorgono, chissà per quale altro motivo, voi potete dirgli tranquillamente, ma guarda, io quel panino non lo voglio perché è scaduto. Loro non batteranno il ciglio, si gireranno, ne prenderanno un altro, uno scaduto, e ve lo daranno. Perché comunque se ve lo vendessero, comunque farebbero un errore secondo quelli che sono i loro standard qualitativi. Quindi tranquillamente lo mettono da parte, se non lo buttano via direttamente, e ve ne danno un altro. Messe scolastiche. Da una serie di progetti che abbiamo attivato in grandi città italiane, Bologna, Verona, Torino, e poi da indagini che abbiamo fatto anche in altre scuole, noi abbiamo visto che nelle scuole, scusatemi come le chiamerò, elementari o medie, perché io ho in testa questi nomi, abbiamo visto che dal 15 al 20% del cibo che arriva alla scuola e che non viene neanche servito ai bambini, viene gettato via. Perché comunque non sempre i bambini ritirano quello che è la loro porzione, perché magari una cosa non gli piace, perché magari a metà mattina si sono mangiati un panino piccolino che la mammina gli ha preparato, perché chissà se mio figlio si deperisce, eccetera, eccetera. Oppure perché magari naturalmente devono preparare una certa quantità in più per il bis, eccetera, eccetera. Tutto questo, che il bambino non ritira, che è il bambino che viene prodotto in eccesso per il bis, ma che non viene ritirato, alla fine della giornata viene gettato via. E abbiamo visto che mediamente nel corso dell'anno del 15 al 20% del cibo che fino all'1.30 magari poteva essere servito al bambino, all'1.31 viene cacciato via. Mi soffermo un attimo su questo, su un paio di cose perché sono carine, un paio. La sindrome della buona madre. Perché buttiamo via? Perché esiste la sindrome della buona madre. Questa cosa ve la riporto perché l'ho letta in alcuni articoli di sociologi statunitensi, di psicologi, che mettevano in evidenza una cosa, che negli Stati Uniti, comunque pensando un po', bisognerebbe fare un'indagine anche in Italia e in Europa, visto che comunque stili di consumo diversi, però insomma alcune cose sono abbastanza comuni, negli Stati Uniti circa, nelle famiglie circa un 30% del cibo in più viene acquistato. Perché? Sia mai che mio figlio mi manca senza la merendina al pomeriggio, sia mai che la vicina venga a bussare alla porta e io non ho a dargli il chilo di sale o il chilo di farina o quello che le serve. Per questi motivi, sia mai che succedesse una volta che rimango senza cibo, compriamo del cibo in più, che poi magari ci scordiamo nel frigorifero, ci scordiamo in dispensa, arriva la preferenza di consumo e quindi poi prendiamo le pinze e ce lo teniamo lontano come se fosse una bomba a tempo e poi lo buttiamo via. Più o meno un 30% del cibo viene gettato via. Io credo che in Europa le cose siano leggermente diverse. Magari in Nord Europa non tanto, ma in Sud Europa, visto la nostra cultura alimentare, qualcosa di diverso c'è sicuramente. Però sono convinto che, vedendo anche l'esperienza di casa mia, che non è diciamo sicuramente rappresentativa di tutto il territorio nazionale, di tutte le famiglie, però sicuramente qualcosa si compra sempre di più e qualche cosa sempre per questo motivo viene gettato via. Ma poi perché buttiamo via del cibo? Straordinaria abbondanza. Vi dicevo prima, abbiamo a disposizione tutti i giorni, tutti quanti noi, 3700 kcal di cibo, molto di più di quello di cui avremo bisogno. Quindi abbondanza assoluta. Poi
magari non tutti hanno accessibilità al cibo, non tutti hanno i soldi per poterselo comprare, però quello è un altro discorso. Abbondanza e accessibilità sono due ambiti molto diversi. Però accessibilità qua è intesa soprattutto in che termini? Proviamo a uscire da qua. Quanti bar, quanti ristoranti, quanti supermercati, quanti negozi troviamo? Nel lato di 100 metri, credo, e poi vicino c'è anche la pescheria, adesso magari è chiusa, però al mattino è aperta, nell'arco di 100 metri troviamo N attività che ci vendono del cibo. Straordinaria economicità. Sapete quanto spendiamo del nostro reddito per il cibo? Tra il 15 e il 20%. È una parte residuale del nostro reddito. Quindi, perché è estremamente economico. Possiamo permetterci, ce ne abbiamo in abbondanza, lo troviamo ovunque, è economico, quindi buttarlo via non è che ci costa più di tanto. Saremo molto più cauti nel gettare via cose che costano un po' di più. Noi utilizziamo un metro di misura unico, il valore economico, ed è il valore economico che determina la formazione dello spreco. Nolenti o volenti, per quanto possiamo essere attenti, per quanto abbiamo una forma mentale, per quanto abbiamo fatto delle scelte di vita, tutto il mondo intorno a noi gira sul valore economico e quindi non è teoretico, siamo influenzati da questo, quindi dà un valore alle cose in funzione del valore economico. Costa poco? Beh, forse mi vogliono fregare. Questo iniziamo a pensare. Oppure sicuramente è qualcosa che ha un basso valore, che ha una bassa qualità. Questo ce l'abbiamo ormai nei nostri drive, nel nostro cervello. Poi magari cerchiamo di sradicarli, però non dico che è il primo pensiero, ma forse è il secondo pensiero che ci viene in mente. Allora, due dati velocemente, poi dopo andiamo sul caso Italia, che è quello che un pochino più ci interessa. A livello planetario, la FAO, l'organizzazione mondiale che dovrebbe dare da mangiare a tutti quanti, più o meno, ha stimato che un terzo del cibo che viene prodotto viene sprecato, viene gestito come rifiuto, per semplificare al massimo. Un terzo. Se leggiamo la stampa, i giornali, i mensili, i settimanali, eccetera, eccetera, un problema che da un po' di paio di anni, tre anni, che ci continuano a rimarcare, beh, nel 2050 saremo 9 miliardi, oggi siamo 7 miliardi, dobbiamo a tutti i modi aumentare la produzione mondiale per dar da mangiare a tutti nel 2050. Dobbiamo utilizzare gli OGM, perché gli OGM aumentano la produzione. Ma è sicuro che abbiamo bisogno di aumentare la produzione per dare da sommare a tutti quanti? Oggi siamo 7 miliardi, è vero che abbiamo un miliardo di persone che soffrono la fame, però buttiamo via un terzo del cibo che produciamo. Forse non dovremmo utilizzare meglio il cibo per dar da mangiare a tutti quanti oggi, ma anche nel 2050? Dobbiamo necessariamente aumentare la produzione, la produttività dei nostri campi? Dobbiamo spremere ancora di più i nostri terreni? Io ho qualche dubbio, però vedremo come andrà a finire. Il bello, tra virgolette, il bello e il brutto, è che quando uno pensa allo spreco, pensa ai paesi sviluppati. Ma sapete che anche nei paesi in via di sviluppo, laddove si soffre la fame, a livello domestico, non ovunque, in alcune fasce di popolazione si spreca del cibo, nei paesi sviluppati a livello domestico buttano via dai 6 agli 11 kg pro capite di cibo. Nei paesi sviluppati siamo sopra 100 kg, quindi le popolazioni sono estremamente diverse, però anche i contesti sono estremamente diversi. Dopo magari ci torniamo su questo, però adesso voglio arrivare all'Italia. Allora, quelli che vi farò vedere sono una serie di dati relativi al percorso che fa il cibo dal campo alla tavola. In Italia nel 2011, i dati del 2012 ancora non sono, diciamo, sono in fase di rielaborazione, quindi ancora non riesco a proporli, ma non sono molto differenti da quelli che vedremo. Nel 2011 sono rimasti nei campi italiani non raccolti il 2,73% della produzione. Dal punto di vista percentuale non potrebbe dire dai, il 2,73 meno del 3% è piuttosto poco. Potrei anche dire, beh, essendo un cibo, essendo prodotti vivi, essendo prodotti biologici, è facile che possano avere qualche difetto, che possano andare incontro a delle alterazioni, quindi potremmo dire un dato del tutto fisiologico, guardando la percentuale.
Guardando il valore assoluto, cioè le tonnellate, quel 2,73% si trasforma in 1,5 milioni di tonnellate. Quindi già capiamo che è una bella montagna. Ma sapete quanto corrisponde 1,5 milioni di tonnellate? Fate conto, 150.000 tir. Fate conto, Roma, Verona, andata e ritorno, piena di tir, pieni di frutta e verdura, che anziché andare a finire nelle nostre case, vanno a finire in discarica. Poi questo cibo non va a finire in discarica perché rimane a marcire nei campi, però è giusto per dare una dimensione di quello che succede nei nostri campi. Per 10 anni consecutivi, qua vicino in Romagna, dal 20 al 50% della produzione di pesca nettarine, pesche senza pelo, sono rimaste negli alberi perché gli agricoltori non avevano convenienza a raccoglierle. Cioè il solo costo della raccolta, cioè di strappare quella pesca dall'albero, era superiore al prezzo di vendita, al prezzo che loro spuntavano sul mercato. Quindi non dico del costo di produzione totale, solo della raccolta. Questo succede per le pesche, succede per i cocomeri, per i meloni, quando siamo magari a fine raccolta, per le fragole, per la stragrande maggioranza della frutta. Con le mele ci va bene, perché comunque le puoi conservare in frigorifero, hanno una lunga durata, eccetera, eccetera. Sulle mele, vi ricordate 2 anni fa, forse 3 anni fa, la mia memoria inizia a perdere un po' di colpi, quella pubblicità, se non ricordo male, della Melinda con Marilyn Monroe, che girava tutto intorno al neo che aveva lei nel suo viso? Forse no, perché è stata una pubblicità en passant. In pratica il messaggio della pubblicità era: nonostante Marilyn Monroe avesse un neo nel viso, che in realtà non è un grosso difetto, è una donna bellissima. Comprate lo stesso le nostre mele, anche se hanno l'ammaccatura della grandine. Perché in quell'anno il 95% della produzione di mele della Melinda aveva subito il problema della grandine. E quindi ci dicevano: attenzione, non è perché c'ha la bozza, il bozzo della grandine, che quella mela non è buona. È buonissima, io vi dirò di più, intorno al posto dove ha preso la botta la mela è più dolce, più croccante, eccetera, 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 per una serie di reazioni che la pianta, che il frutto ha. Però insomma, questo ci hanno fatto passare questo messaggio pubblicitario per non dover buttare via tutta la loro produzione. Ben bene, naturalmente, però rimane il fatto che quando non raggiunge queste dimensioni il problema, quello che è bacato non lo troviamo nel mercato perché viene gettato via. Questo è quello che succede nei campi. Nell'industria agroalimentare, chi produce pasta, chi produce conserve, chi produce carne, chi produce tutti i prodotti da forno, eccetera, 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 addirittura butta via anche di più, sia in termini percentuali più o meno, ma soprattutto in valore assoluto, circa 1,8 milioni tonnellate, quindi un percorso più lungo di un giorno. Nella distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, i centri agroalimentari, quindi i mercati all'ingrosso, i cash and carry, quindi i supermercati, tra virgolette, per i dettaglianti, ipermercati, supermercati e piccolo dettaglio, si buttano via circa poco meno di 400.000 tonnellate. Due considerazioni. Gli ultimi anelli della catena agroalimentare sono gli anelli più efficienti. I supermercati e gli ipermercati sono macchine quasi perfette. Quello che vi dicevo prima, gli esempi, succedono tutti i giorni, poi dopo vedremo quanto butta via un ipermercato, più o meno, di medie e grandi dimensioni, però sono macchine che veramente sono tarate in modo perfetto. Quindi le quantità maggiori si buttano via a monte. Anche perché c'è un altro motivo. Perché in realtà alcune delle cause per le quali viene buttato via del cibo a monte e a valle sono cause dettate dalla grande distribuzione. Chi è il soggetto che ha maggiore forza lungo il percorso che fa il cibo dal campo alla tavola? Chi è che detta le regole del commercio del cibo? La grande distribuzione, ipermercati e supermercati. E quindi, se la merce non ha le caratteristiche che loro vogliono, è l'industria e l'agricoltore a doverla buttare via, ma non la buttano via loro. Quindi se la mela
non è perfettamente liscia, non è perfettamente rossa, non è perfettamente lucida, non arriverà mai al supermercato, ma quelle regole le ha messe il supermercato e quindi la buttano via prima, ma in realtà le causa principale sono i loro standard di qualità che fanno sì che venga buttato via del cibo. Un'altra cosa, la seconda considerazione che volevo fare, è legata a questo periodo. Siamo in un periodo di crisi, qualcuno ci dice che ne stiamo già uscendo, in realtà è vero che ne stiamo uscendo, siamo in realtà il mondo produttivo già ne è uscito da qualche mese, ma noi ce ne accorgeremo sicuramente il prossimo anno, come ce ne siamo accorti che eravamo in crisi circa un anno dopo che ci siamo entrati, che questo è il ciclo economico. Nonostante il periodo di crisi in cui siamo, gli sprechi nella grande distribuzione non sono calati. Sembra un controsenso, ma in realtà non è un controsenso, lo spiego in modo molto semplice. C'è differenza nell'allestimento degli scaffali oggi rispetto a 4-5 anni fa? No. Gli scaffali sono sempre pieni, lo erano prima, lo sono adesso. Nonostante la crisi, loro sono obbligati a lasciare gli scaffali sempre pieni, a farci trovare gli scaffali sempre pieni, sia che ci andiamo alle 8 della mattina, sia che ci andiamo alle 2 del pomeriggio, sia che ci andiamo alle 8 di sera, più o meno, perché se noi, usciti da qua, andiamo a fare la spesa, ci troviamo lo scaffale vuoto allo Shan, la volta dopo non ci torniamo allo Shan, ce ne andiamo alla Coop, ce ne andiamo alla Conad. Quindi, visto che possiamo scegliere, e quando andiamo vogliamo trovare sempre tutto quello di cui abbiamo bisogno, a prescindere dall'orario, loro ci fanno trovare sempre lo scaffale pieno. Però è vero altrettanto che in questo periodo le vendite sono calate, e quindi, nolenti o volenti, gli sprechi, se è andato bene, sono rimasti costanti, se non addirittura sono leggermente aumentati. La merce si deteriora oggi come si deteriorava 4-5 anni fa, non sono cambiate quelle condizioni. Non vi ho detto una cosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, se avete dubbi, domande, non vi è chiaro, non siete d'accordo con quello che dico, interrompetemi quando volete senza nessun tipo di problema. Ma se il sistema mondo, diciamo, non è efficiente, la vera inefficienza, il vero spreco dov'è? A casa. Da un'indagine che abbiamo appena finito qualche settimana fa, su un campione rappresentativo delle famiglie italiane, nord, centro, sud, eccetera, 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 è emerso che nelle nostre case buttiamo via circa 10 milioni di tonnellate. Un valore di 9 miliardi di euro. Allora, la natura di quello che buttiamo via a casa è diversa rispetto a quello che buttiamo via, che viene buttato via prima. In molti casi, diciamo, se prima si può fare qualcosa e quel cibo addirittura potrebbe essere recuperato con la destinazione, diciamo, sempre alimentare, quello che buttiamo via a casa quasi sicuramente non lo possiamo sicuramente dare a terzi per mangiare, o quasi. Ma perché buttiamo via tanto cibo? Per quello che vi dicevo prima, non gli diamo il valore. E soprattutto perché non conosciamo quello che mangiamo. Torno sugli OGM, non perché ce l'ho con l'OGM o perché poi magari ne possiamo parlare. Però, quando noi andiamo a comprare il cibo, se io chiedessi a voi siete favorevoli a comprare l'OGM, molto probabilmente, credo che proprio per la questione che ci hanno ripetuto n volte, molti diremmo no, mi sembra contrario l'OGM, perché possono fare male alla salute, fanno male all'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo sapete che il 90% del cibo che compriamo contiene elementi OGM? Se noi andiamo a vedere dietro, magari molto spesso troviamo scritto acido ascorbico, troviamo additivi naturali. Ma lo sapete che tutte queste cose provengono dal mais? E lo sapete che è il più grande produttore di mais al mondo? Gli Stati Uniti. E tutta la produzione di mais negli Stati Uniti è OGM. Quindi magari è vero che noi compriamo la pasta fatta da grano che non è OGM, però poi c'è l'acido ascorbico che proviene dalla produzione di mais che è OGM. Quindi noi ce lo mangiamo. Condizione sine qua non. Non lo sappiamo, ma ce lo mangiamo. Non conosciamo quello che mangiamo. Questo può essere un esempio. Ma andate a scuola. Io mi ci diverto sempre tantissimo con i ragazzi.
E la prima domanda che gli faccio per iniziare è: chi è che mi sa dire qual è la differenza tra pollo, gallo e gallina? Troverete delle risposte impressionanti. Dalle scuole elementari fino all'università, io mi permetto di farlo anche ai miei studenti che hanno 23-24 anni. Io vengo da una facoltà di agraria, quindi suppongo che davanti a me ho delle persone che conoscono i beni alimentari. Eh beh, il gallo c'ha la cresta, la gallina c'ha la più piccola, il pollo no, non ce l'ha il pollo. Il gallo maschio, la gallina è femmina, il pollo cos'è? Tutti quanti sorrisini. Lo sanno. Se poi gli chiedo, beh, cosa mangiate della fragola? Tutti quanti, il frutto. Sbagliato. Pochissimi sanno che della fragola non mangiamo il frutto, ma è una parte del fiore che si trasforma e che diventa la parte edibile della fragola. Il frutto della fragola, sapete cos'è? Sono quei semini verdi che si rimangono in mezzo ai denti. Però tutti quanti crediamo che quella parte rossa sia il frutto. Non è così. Cosa mangiamo? Dei finocchi? Beh, dei finocchi mangiamo il tronco, mangiamo la radice. Pochi sanno che mangiamo le foglie. Sono bianche perché? Perché stanno sotto la terra. Non prendono il sole e non diventano verdi. Infatti la parte che è fuori, che noi tagliamo, è verde, perché sta al sole, è sempre foglia, e prende quindi il sole, quindi si trasforma nella fotosintesi clorofilliana, eccetera, 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 e diventa verde. Non sappiamo quello che mangiamo in molti casi. I nostri figli, io ho un bimbo di 4 anni, sa usare meglio questo, probabilmente tutti quanti noi sappiamo usare meglio un telefono, però non sappiamo quello che mangiamo. Senza quello possiamo tranquillamente vivere lo stesso, sicuramente avremo anche qui un pochino più di difficoltà, però forse apprezzeremo tante altre cose, però tutti quanti lo sappiamo usare perfettamente ed è diventato indispensabile, o quasi. Il cibo che è realmente indispensabile invece non gli diamo il valore dell'indispensabile e non conosciamo quello che mangiamo. Io stesso in alcuni casi non conosco quello che mangio, pur venendo da una facoltà di agraria, pur avendo 10 anni di formazione agraria, perché prima ho fatto il tecnico agrario, pur lavorando ormai da 12 anni sul cibo, eppure in molti casi non conosco neanche io quello che mangio, in alcuni casi. E quando vado a leggere l'etichetta dietro, alcuni nomi mi risultano un po' ancora anche a me un po' strani. Provate a dire ai vostri ragazzi, sapete quanti ingredienti ci sono dentro le M&M's? Più di 40. Voi girate il pacchetto delle M&M's, andate a leggere dietro, ci sono più di 40, credo 42 ingredienti. In un aggeggino così piccolo, 42 ingredienti. Il 99% sono additivi, edulcoranti, eccetera, 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 dei quali non sappiamo né l'esistenza e quindi tantomeno non sappiamo la provenienza. Ecco perché mangiamo gli OGM. Torno un po' indietro su una causa che mi piaceva dirlo adesso. Lo sapete perché sprechiamo tanto cibo? Perché le multinazionali, quelle che ci distribuiscono il cibo, non hanno interesse a vendere meno. Se loro attuassero delle campagne di sensibilizzazione contro lo spreco, cosa succederebbe? Succederebbe che noi a casa nostra non buttiamo via del cibo. Ma se noi a casa nostra non buttiamo via del cibo, cosa significa? Che ne compriamo di meno. E se ne compriamo di meno, cosa succede a loro? Guadagnano di meno. Hanno interesse a spiegarci di non buttare via il cibo? Assolutamente no. Assolutamente no. E sapete qual è la principale causa al mondo di morte? Il cibo. Potrebbe sembrare assurdo, però malattie cardiovascolari, tumori, ipertensione, tutto deriva dal cibo. O la stragrande maggioranza di queste problematiche derivano dal cibo. Esiste un movimento a livello planetario che sta cercando di attuare la stessa strada, di attuare la stessa campagna che è stata attuata con il fumo. Fumare uccide. Ci hanno messo 20 anni a combattere le multinazionali del fumo per comunicare a noi consumatori che il fumo ci può portare alla morte. Poi oggi lo sappiamo e facciamo una scelta consapevole. Cioè questo, a mio avviso, non deve necessariamente indurci a non fumare,
Però il fatto di informarci ci permette di fare una scelta consapevole. Io so che il fumo uccide, però se voglio fumare sono libero di farlo. Oggi non so che mangiare gli OGM, che è la principale causa della morte di oggi è la malnutrizione in termini di cattivo stile di alimentazione. Poi io posso continuare ad andare a mangiare da McDonald's, quindi mangiare dei cibi ipercalorici, ipernutrienti, eccetera, eccetera. Però devo avere la possibilità di conoscere questo aspetto. Oggi cercano di nascondercelo. Guardo il telefono per non andare troppo avanti. Altri due dati a livello planetario. Il più grande sprecone al mondo è la Gran Bretagna. Uno su tre di quello che gira nel loro sistema viene buttato via. Negli altri paesi europei e anche negli Stati Uniti siamo in situazioni un pochettino diverse, un pochettino inferiori. Però in Inghilterra buttano via tantissimo cibo. Quello che dicevano gli studenti, uno su tre cosa significa? Che tutti gli inglesi che comprano una confezione di tre di tonno, la portano a casa, la aprono e buttano via una confezione di tonno. Naturalmente gli inglesi non sono così stupidi. Però in realtà, alla fine dei conti, alla fine dell'anno, questa è la situazione. Uno su tre di quello che c'è nel sistema agroalimentare inglese viene gettato via. Per gettare via quel cibo, poi, per gestirlo, servono 175 milioni di sterline, che sono più o meno 250 milioni di euro. Abbiamo speso dei soldi per produrre quel cibo. Li abbiamo spesi per comprarlo e poi dobbiamo spenderne degli altri per distruggerlo. Allora, prima di questo vi dico un'altra cosa che è carina, che è difficile sempre da trovare. Ci spendo due minuti perché è carina. Noi siamo in Europa. In Europa l'unica vera politica comune, a partire dal 1958, l'unica vera politica che non è più in mano agli stati, ma che è in mano a Bruxelles, al 100%, è la politica agricola. Cioè, le decisioni sull'agricoltura vengono prese a Bruxelles. Naturalmente non è un organo terzo che prende le decisioni, sono i vari stati riuniti a Bruxelles che stabiliscono quali sono le regole per la produzione, per il commercio, dei prodotti agricoli, alimentari, eccetera, eccetera. Però tutto viene deciso a Bruxelles. La politica agricola che cos'è? Una politica abbastanza complessa che, tra le altre cose, che cos'ha? Ha un sistema per sovvenzionare gli agricoltori, per evitare che gli agricoltori abbandonino l'agricoltura, quindi per evitare che l'Europa diventi deficitaria di produzione alimentare, quindi dipenda da terzi per i prodotti alimentari, perché nessun paese al mondo vuol dipendere da terzi per la produzione alimentare, perché dipendere da terzi cosa significa? Che nel momento in cui questo terzo chiude il rubinetto, noi non abbiamo più cibo. E non è che io da un giorno all'altro riesco a produrre del cibo. In questi giorni seminano il grano, lo raccogliamo a giugno e luglio, quindi questo è uno dei motivi per i quali non si vuole dipendere da terzi per il cibo. E quindi, per far sì che gli agricoltori rimangano in agricoltura, con una serie di strumenti pagano gli agricoltori perché questi producano. Questo sistema cosa comporta poi a livello pratico nelle nostre tasche? Che noi in Europa paghiamo il cibo un pochettino più caro rispetto a quello che al di fuori dell'Europa si paga il cibo. Perché se io proteggo un sistema attraverso queste sovvenzioni, faccio sì che, nolente o volente, per una serie di giochi, diciamo, di mercato, il cibo aumenta il suo prezzo. Dopo tutto questo, cosa succede pure? Che se per caso sul mercato interno c'è troppo cibo, e troppo cibo significa far crollare il prezzo di quel cibo sul mercato, e quindi far sì che gli agricoltori ci guadagnino meno, e quindi venir meno a quello che è l'obiettivo di aumentare il reddito degli agricoltori perché questi rimangono a coltivare, cosa succede? L'Unione Europea compra un po' di cibo per diminuire l'offerta e per far sì che i prezzi non calino. Ma che cosa succede a quel cibo che l'Unione Europea compra? Per un po' lo tiene nei suoi silos, però visto e considerato che compra oggi, compra domani, compra dopodomani, compra il prossimo anno, compra l'anno dopo, i silos si sono riempiti.
e quando il silos è pieno non ci sta più niente, però io devo continuare a comprare sul mercato per togliere il cibo dal mercato, per evitare che questo crolli di prezzo. E dopo un po' non so cosa faccio con quello che ho nei miei silos, perché ne arriva di nuovo, allora svuoto i silos e ci rimetto il nuovo. Ma cosa faccio col cibo che tolgo dai silos? Per un 5-6%, poco più, lo ridistribuisco a enti e associazioni, alle carceri, agli ospedali e alle scuole. Per un più o meno 90% lo trasformo in mangime, solo un 10%, per il resto ci faccio compost o alcol etilico. L'Europa è eccedentaria nella produzione di alcol etilico, non sappiamo cosa farcene. Utilizzo del cibo, dei prodotti agricoli che sarebbero dovuti diventare cibo, per produrre dell'alcol etilico che è in eccesso. Utilizzo del cibo per produrre del compost. Cioè utilizzo un qualcosa che doveva essere destinato all'alimentazione animale per produrre due cose di cui in realtà non ne ho troppo bisogno. Ma allora, ho detto prima però che l'Unione Europea ritira dal mercato, ho detto acquista dal mercato quel prodotto. Per trasformarlo in compost, per trasformarlo in alcol etilico, servono altri soldi. Ma l'Unione Europea da chi prende quei soldi? Allora, tutti i paesi, per poter far parte dell'Unione Europea, ogni anno versano una quota associativa che è pari all'1,27% del proprio PIL. Quindi l'Italia, la Francia, tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, ogni anno versano all'Unione Europea l'1,27% del proprio PIL, come quota associativa, chiamiamola così, all'Unione Europea. Poi con queste quote associative l'Unione Europea finanzia tutte le politiche, tutti i fondi che noi prendiamo per i vari progetti, tutto quello che è Europa, soldi europei arrivano da questo 1,27%. Quindi l'Europa paga gli agricoltori attraverso questi fondi che arrivano dai vari stati membri per produrre del cibo. Però se questo cibo viene prodotto in eccesso, l'Unione Europea spende altri soldi per ritirarlo dal mercato e, concedetemi la semplificazione, per distruggerlo. Ma quell'1,27% che l'Italia versa all'Unione Europea, l'Italia da dove lo prende? Da noi, dalle tasse che noi paghiamo. Quindi, salendo a monte e riscendendo, noi paghiamo gli agricoltori perché questi producano, noi paghiamo perché quei prodotti che sono stati prodotti, che sono stati realizzati con le sovvenzioni, vengano ritirati dal mercato per essere distrutti. Però anche questo non lo sappiamo. Quanto è il valore del cibo che viene gettato via? Prima abbiamo visto, a livello domestico corrisponde a 9 milioni di euro. A livello della agricoltura, distribuzione e industria, siamo intorno ai 3 miliardi e mezzo. Se lo mettiamo insieme questo con quello di prima, ci abbiamo tirato fuori la manovra economica che ogni anno l'Italia deve fare per far tornare i conti. Con questo non voglio dire che se non sprecassimo avremmo i soldi per fare le manovre economiche, solo per dare una dimensione di quanto ci buttiamo via solo in Italia. E non siamo i peggiori in Europa. Okay. Due parole sull'impatto ambientale. Se consideriamo solo la frutta e la verdura, che è la parte, diciamo, più bassa, che viene buttata via dai ipermercati e supermercati, solo la frutta e la verdura che viene buttata via dai supermercati e dai ipermercati, per produrre quella frutta e quella verdura sono state liberate nell'ambiente poco più di 8 milioni di chilogrammi di CO2. Allora, quella CO2, cioè liberare nell'ambiente quella CO2 per produrre un cibo che viene consumato, a mio avviso può avere un senso, ne ho bisogno, e la condizione sine qua non, perché devo mangiare, quindi libero quell'anidride carbonica. Se però la libero per produrre della frutta e della verdura che butto via, significa che l'ho liberata per produrre un rifiuto. Ha un senso? Per produrre la carne che solo negli ipermercati e negli supermercati viene buttata via, libero quasi 10 miliardi di CO2. Discorso di prima, se la devo produrre per carne che io utilizzo, che mangio, ha un senso, se voglio mangiare la carne ha un senso, ma produrla per la carne che getto via, significa che produco quella CO2, libero nell'ambiente quella CO2 per produrre un rifiuto.
diapositiva. A fronte di tutto quello che abbiamo visto adesso, c'è un altro dato, questo è un po' vecchio, 2007. Non è che non l'ho voluto aggiornare, non ho avuto tempo, sono stato un disgraziato che non mi ci sono voluto mettere sopra, è solo che dal 2007 in poi l'Istat non l'ha messo più a disposizione, chissà come mai. Questo dato nel 2007 diceva che in Italia il 2007 prima della crisi, la crisi è iniziata nel novembre del 2008, il 5,8% delle famiglie italiane, 1,3 milioni e mezzo di nuclei familiari, circa 3 milioni e 9 di italiani, nel 2007 non è riuscita a mettersi tutti i giorni intorno a un tavolo a mangiare. Qui siamo nel 2007. Qualche settimana fa Coldiretti a Cernobbio ha detto che oggi più o meno 4 milioni di italiani hanno questo problema. Secondo me quel dato è sottostimato, ma di molto sottostimato oggi. E poi un'altra cosa, su questo dato, 1.400.000 famiglie per arrotondare, circa 3.900.000 persone, considera solo il paniere, tra virgolette, di italiani che viene costantemente censito. Quindi qua non abbiamo gli extracomunitari, non abbiamo i clandestini, non abbiamo i senza tetto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a quella cifra dobbiamo aggiungere ancora una bella quota per arrivare al numero reale. Tutto questo per dire che non occorre andare in Africa per dire là si soffre la fame, sicuramente là il fenomeno ha delle dimensioni abnormi, però a mio avviso è più scandaloso quello che succede qua, perché noi qua buttiamo via una quantità abnorme di cibo, ma dietro all'angolo abbiamo la persona che ne ha bisogno e non riesce a accedere a quel cibo. Quante volte ci è capitato, oppure abbiamo sentito, abbiamo visto in televisione persone che hanno bisogno della spazzatura e vanno dentro a vedere. Qui, se non ricordo male, non esistono i fast food, però se voi andate in un fast food alla sera, poco dopo la chiusura, vedrete persone e persone che aprono i bidoni della spazzatura, che sono dietro i fast food, a tirare fuori i sacchetti, perché lì dentro vanno a prendersi i panini che hanno buttato via. È normale vederlo dietro un fast food, in Italia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, ovunque. Se i bidoni della spazzatura dei supermercati o degli ipermercati non fossero dentro ai recinti, troveremo alla fine la gente che fa a botte, ve lo posso garantire, che va a prendere il cibo lì dentro. Esiste un movimento a livello mondiale che si chiama Freegan, che sono persone come noi che mangiano quello che i supermercati buttano via. Qualcuno di voi potrebbe dire, mizzica, che schifo. Non vi ho portato le foto, mi dispiace, ma vi ho fatto due esempi banali, le clementine e il Ferrero Rocher, ma quello che viene buttato via nei supermercati e negli ipermercati, nel 90% dei casi, facciamo fatica a distinguerlo da quello che noi compriamo. Banalmente, un secondo prima era sullo scaffale, un secondo dopo viene ritirato e viene buttato via. Un secondo prima potevamo comprarlo. Se eravamo consumatori disattenti l'avremmo comprato. Se fossimo stati consumatori consapevoli l'avremmo comprato. Se siamo consumatori, e mi ci metto anch'io, viziati, allunghiamo la mano dietro e prendiamo quello che c'è dietro. I milanesi dicono, pago, pretendo. Quindi, però i cartoni ribadiscono, lo mangiamo. Come si chiama questo movimento? Free Gun. Pistola libera. Adesso non so bene l'etimo perché si chiamano così, però è questo. È un incrocio tra free, libero e vegano. È vegano, ok, hai ragione. C'è come la dice, hai ragione. Allora, due cose velocissime e concludo. Ciao. Però prima concludo con quello che più mi piace dire. A fronte di tutto quello che ci siamo detti, qualcuno si potrebbe dire, io sono piccolino, cosa posso fare di fronte a questo scempio? Cioè, io per quanto mi posso impegnare, non posso evitare che vengano lasciate a marcire in campo le pesche nettarine piuttosto che i cocomeri o qualcos'altro. Non posso evitare che Barilla butti via della pasta semplicemente perché ha deciso di cambiare il packaging. Apro una parentesi, vi ricordate che negli anni 90 Barilla aveva
tutta la pasta della confezione in cartone con l'oblò in cielo fan davanti, sì, perché negli anni 90 c'erano, tra virgolette, delle regole di mercato che dicevano, beh, per acquistare il prodotto il consumatore deve vedere quello che acquista, allora tu lo devi vedere. Poi alla fine degli anni 90 cambiano le mode, cambiano i modi di vendere, eccetera, eccetera, Barilla ha cambiato la confezione. Quindi adesso fate l'eccezione dei formati speciali, perché è formato speciale, quindi noi dobbiamo vedere perché quella pasta è un formato speciale, tutto il resto è chiuso. Ma quando ha fatto il cambio di immagine Barilla, non si poteva permettere di lasciare sullo scaffale tutte e due le confezioni, quella con lo blocco e quella senza. Perché? Perché non ci saremmo chiesti, perché Barilla vende i prodotti in due confezioni? Beh, adesso compro Agnese o De Cecco, perché sai, Barilla sta cercando di confondermi. E allora cosa ha fatto? Beh, cambio di immagine, ritirato dal mercato tutto quello che aveva l'oblò e immesso sul mercato la nuova confezione, con una bella campagna pubblicitaria. Ma cosa ha fatto con tutta quella pasta che aveva l'oblò, che ha ritirato dal mercato e che aveva nel magazzino? Non aveva convenienza di confezionarla, ci pensate, gli operai della Barilla che aprono la pasta, la rimettono nella linea di produzione per riconfezionarla, costava troppo. Poi comunque c'era anche il problema delle preferenze di consumo. Uno aveva una preferenza di un tipo, una di un altro, eccetera, eccetera, eccetera. E poi comunque la riconfezionavi, la macchina è tarata con la stampatrice per una nuova preferenza di consumo, avrebbe fatto una frode alimentare, cacciando via tutto, perché comunque ci conviene, spendiamo di meno. Oppure comunque loro non ci perdono. Un ipermercato sa benissimo che tutti gli anni mediamente lui butta via più o meno l'1,2% del suo fatturato. E credete che ci rimetta? Noi paghiamo i prodotti l'1-2% in più, in modo tale che quando andiamo a comprare qualcosa, compriamo quello realmente che ci portiamo a casa, più una piccolissima fettina di quello che loro hanno buttato via. Solamente che quello che prendiamo con le mani ce lo portiamo a casa, quella piccolissima fettina che loro hanno buttato via non ce la portiamo a casa, anche se la paghiamo. Quindi, a fronte di tutta questa situazione, qualcuno di noi ci potrebbe chiedere, ma io cosa posso fare? In realtà quello che noi possiamo fare è tantissimo. Ma quando io vado al supermercato, perché non devo comprare quella confezione di tre di tonno che ha il cartone strappato? Me la compro. D'altronde il cartone, ribadisco, non me lo mangio. E se vado a vedere la preferenza di consumo, se voglio utilizzare un metro di misura, cavolo, cioè guardo quella che ha dietro, è la stessa. Quando vado a comprare gli yogurt, magari ne compro due che scadono dopo, ma mi compro anche quello che scade prima, che è lì davanti, perché tanto la mattina dopo quando faccio colazione me lo mangio quello yogurt. E quindi non scadrà mai, o più precisamente, non passerà mai la preferenza di consumo. Ma anche se dovesse superare la preferenza di consumo, significa che mi mangerò 100.000 bacilli di meno. Vabbè, per una volta mi accontento. E se poi c'è una mela che è un po' bruttina, ma me la compro lo stesso, perché anche se è baccata dalla grandine, vi posso garantire che tolta la buccia sotto, la mela è più buona rispetto all'altra parte dove non è baccata dalla grandine. Quindi in realtà quello che noi possiamo fare è veramente tanto. Perché c'è un altro principio. Perché la grande distribuzione per mercati e supermercati oggi di tempo a questa parte ci fanno trovare i prodotti biologici? Se noi ci pensiamo un attimo, 5-6 anni fa, 7 anni fa, lo scaffale dei prodotti biologici era così stretto e così alto. Adesso lo scaffale dei prodotti biologici è piuttosto bello lungo, troviamo la pasta da una parte, le confetture da un'altra, le passate di pomodoro da un'altra. Ma perché l'hanno fatto? Perché noi consumatori abbiamo iniziato a consumare il biologico. Se loro vogliono vendere, loro devono vendere quello che noi chiediamo. Se vogliono vendere, devono vendere quello che noi acquistiamo. Quindi con le scelte che noi facciamo quando andiamo al supermercato e con le richieste che noi facciamo, loro necessariamente le devono, diciamo, accondiscendere, perché comunque se no non vendono. Ma perché da un anno, due anni a questa parte, tutti gli ipermercati o quasi hanno il corner dei prodotti al 50%, quelli che stanno per scadere? No, perché sono diventati bravi, perché c'è una fascia di popolazione che li richiede, a prescindere da qual è il suo reddito.
gli richiede perché è sensibile, perché vuole spendere di meno, perché non può spendere, e quindi ce l'ha fatta trovare. 12 anni fa, quando ho iniziato a studiare, anzi 15 anni fa, perché nel 98 abbiamo iniziato a studiare il fenomeno degli sprechi alimentari, Coop e Conad, che sono i più grandi distributori italiani, ci dissero: noi non vendiamo i prodotti che hanno dei difetti perché il consumatore, il nostro cliente, i nostri soci protestano se li vedono sugli scaffali. Sia Coop che Conad ci dichiarò questa cosa alla nostra domanda di perché non li vendete al 30, al 40, al 20, al 50% in meno, perché ci abbiamo provato e i nostri consumatori hanno protestato, non li vogliono vedere. Oggi la situazione è diversa, è cambiato il clima, è cambiata la stagione economica, sta cambiando un po' la consapevolezza e quindi il consumatore li vuole acquistare. Quindi stanno rispondendo a un'esigenza del consumatore. Quindi quello che noi tutti i giorni possiamo fare è veramente tanto. Ovvio, non cambiamo le situazioni da oggi al domani, ci vuole un po' di tempo, dobbiamo essere in tanti, però le cose cambiano. L'altra cosa che noi abbiamo cercato di fare, qual è stata invece? Tutto quello che vi ho raccontato adesso nasce da un percorso di ricerca all'università, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo visto, abbiamo detto, beh, si spreca tanto cibo che è perfettamente consumabile. Dall'altro lato, abbiamo detto, abbiamo visto prima, c'è una fascia della popolazione che non ha questo cibo. Voi provate a dire a un'associazione, beh, c'è quel supermercato che butta via il cibo, vaglielo a chiedere. La prima cosa che gli dicono, noi buttare via il cibo, assolutamente no. Ma se noi adesso, io, Luca Falasconi, oppure i miei colleghi, e sanno più o meno quello che facciamo quando andiamo in una catena della grande distribuzione, che sanno perfettamente, andiamo a dirgli, beh guarda, tutto ciò che tu butti via, noi lo possiamo recuperare. Io buttare via qualcosa, io non butto via niente. La prima cosa che ci dicono, poi dopo un po' di settimane, un po' di mesi che stiamo lì, improvvisamente esce fuori un po' di cibo dal cassonetto che buttano via. Ma perché è normale, perché tutti quanti riscontrano quei problemi di cui abbiamo parlato prima. Però la prima cosa che ci dicono, no, non buttiamo via niente. Per farla breve, comunque, trovato questi due fenomeni, noi abbiamo iniziato a capire se e come era possibile recuperare questo prodotto, questi prodotti. Quindi nel 98 abbiamo iniziato a studiare, nel 2000 abbiamo creato, diciamo, un primo prototipo teorico per recuperare questo prodotto. Vi racconto un paio di aneddoti. La prima cosa che abbiamo fatto, visto considerato che comunque si tratta di cibo, dei pericoli, eccetera, eccetera, siamo andati all'ASL di Bologna, la corrispondente Hauser di qua, a illustrare il nostro progetto. Noi contentissimi, cioè, di quello che avevamo pensato, beh, recuperiamo il cibo che gli ipermercati e i supermercati buttano via e lo diamo a chi non lo può utilizzare in questi modi, recuperandolo in questo modo, attraverso queste leggi fiscali, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine della nostra presentazione, io e i miei colleghi pensavamo, sicuramente questi si alzano e ci fanno l'applauso, sicuramente, cioè, un'idea così bella, chi è che non la sposa? Sapete la prima cosa che ci hanno detto qual è stata? Siete dei terroristi. Volete dar da mangiare del rifiuto a delle persone che, tra le altre cose, in molti casi, sono anche cagionevoli di salute. Siete dei terroristi. Ci hanno gelato. Ci abbiamo messo 3 anni, non un giorno, 3 anni a convincerli. Eravamo all'Università di Bologna, adesso non che siamo perfetti, usciamo la scienza infusa. Comunque dietro abbiamo un'istituzione importante e tutto quello che avevamo dimostrato ci avevano aiutato microbiologi, economisti, chi più ne ha più in realtà. Ci hanno detto siete dei terroristi. Dopo 3 anni li abbiamo portati in un ipermercato, li abbiamo fatto vedere, alla fine siamo riusciti a convincerli. Adesso in realtà sono i nostri migliori sponsor, perché comunque hanno capito, hanno visto, eccetera, eccetera, ci hanno aiutato. In pratica dal 2003 in poi abbiamo attivato i progetti di recupero nella grande distribuzione, piuttosto che, quindi, piccolo e grande dettaglio, anche i negozi di
in vicinato, il fruttivendolo, il panettiere, piuttosto che il negozietto piccolo. È vero che buttano via pochissimo, però se noi li mettiamo tutti in rete, quel pochissimo può soddisfare qualcuno, più di qualcuno. Poi abbiamo pensato di recuperare pure quella parte di prodotti che rimangono nei campi. Lo sapete che per recuperare i prodotti che rimangono nei campi, che cosa abbiamo dovuto tirare fuori dai cassetti? Dei regolamenti, per puro caso che li abbiamo trovati, dei regolamenti di polizia rurale, che quando mi hanno detto polizia rurale io ho detto ma che cos'è? Di fine 800. Ma per un motivo molto semplice, perché il problema qual era? Far entrare nel campo di qualcuno, un qualcun altro, far entrare nel campo di un contadino, una persona che non è dipendente di quell'azienda, non ci può entrare, perché facciamo una frode fiscale sulla questione del mondo del lavoro. Perché quello entra nel tuo campo e raccoglie frutta e verdura? Frode fiscale. E se si fa male, chi è che paga? Ci rimette l'agricoltore, l'agricoltore dice guardate. Però i regolamenti di polizia rurale, sapete che cosa prevedono? Una cosa che appena ve lo dico vi fa subito venire in mente una poesia. Prevedono la spigolatura. Cosa significa? Significa che si può entrare in campo, raccogliere tutto quello che ha portata di mano, che l'agricoltore ha deciso di non raccogliere, e portarsi in campo. Alla faccia delle frodi fiscali del mondo del lavoro e alla faccia dell'assicurazione. Quei regolamenti di polizia rurale non sono mai stati abrogati e quindi sono tuttora attuali, pur non sapendo che esistono. E noi in tutti i comuni, Emiliano Romagnoli, Veneti e Piemontesi, dove abbiamo attuato azioni di recupero del cibo dai campi, in tutti i comuni li abbiamo trovati. Spesso e volentieri neanche i dipendenti comunali sapevano dell'esistenza di quei regolamenti. Poi gli spiegavamo la cosa, dai faldoni che avevano negli scantinati venivano fuori quei cimeli bellissimi dei regolamenti di polizia rurale e tutti prevedono la spigolatura, perché a fine 800 c'era la fame e quell'azione era regolamentata. Quindi recuperiamo dei campi, abbiamo recuperato un po' meno dall'industria, si recupera dalle messe scolastiche. Nel comune di Verona per la prima volta nel 2005 e nel 2006 abbiamo iniziato a recuperare il cibo, anche quello cotto, carne, pesce, frutta e verdura cotta. All'1.30 chiudeva la mensa, all'1.31 lì con i contenitori a recuperare, all'1.45 a distribuire nelle mense, perché le mense sono a poche centinaia di metri dalle scuole. Spesso e volentieri non sappiamo che le case famiglia sono nei centri cittadini e sono vicinissime alle scuole e supermercati. Certo. Siccome questa è una cosa che mi sensibilizza molto, nel senso che lo spreco nelle mense c'è, però non si è mai riuscito a portare via un pezzettino di carne, perché dice no, perché se tu lo porti fuori, ma io lo porto, no, non si può portare via niente. Io lo dico, io porto via il pane secco perché lo porto al canile. Però altro non si può portare via perché se lo si porta in una casa famiglia. Così mi hanno detto, lo sì, voglio chiedere. Sì, ci abbiamo provato Paolo, tre anni fa, ci hanno fermato. Non si può portare per niente perché se quel cibo va a finire, adesso faccio l'esempio di una casa famiglia, magari non è nemmeno quella, e qualcuno in quella casa famiglia si sente male, noi potremmo essere accusati come istituzione. E allora come si fa a... Verissimo dal punto di vista teorico. Cioè dal punto di vista di soggetti che non hanno voglia di spendersi per recuperare. E non intendo a chi vi ha detto che non si può recuperare. In realtà esistono leggi, esistono sistemi per poterlo recuperare. Non è semplice, bisogna attivare un sistema. Assolutamente, noi lo facciamo. Nelle mense di Verona, nelle mense scolastiche di Verona lo facciamo dal 2005. Adesso avanza poco con la verità perché... Sì. Anche i bambini hanno più fame, soprattutto hanno ridotto, lo vedo anche nelle mense scolastiche di Bologna, hanno ridotto le grammature per il problema dell'obesità, ci hanno raccontato, almeno Bologna ci hanno raccontato, però insomma va bene. Sì, adesso non è... Da un certo punto di vista sono anche contento che si butti via di me, no? Assolutamente. Però il sistema c'è, esiste,
comporta del lavoro, perché comporta del lavoro, anche le autorità pubbliche si devono prendere, tra virgolette, le loro responsabilità, nel senso che ci devono lavorare un po', però si può fare. Quindi facciamo, si fa, quindi si può tranquillamente fare. Quindi, assolutamente, ci sono esempi, vi dico di più, il responsabile dell'ASL di Verona, che ci ha sempre appoggiato, è da sempre un nostro fautore che ci spinge, lui voleva fare diciamo fuoco e fiamme, i suoi collaboratori invece cercavano di tenerlo, però insomma la cosa si può tranquillamente fare. Due parole velocissime per concludere, perché ho già parlato fin troppo, per raccontarvi l'ultimo aneddoto e poi per darvi l'ultimo dato. L'ultimo aneddoto è che recuperiamo prevalentemente cibo, perché fino al 2007, fino al 31 dicembre 2007, non era possibile recuperare i beni non alimentari. Più precisamente, pensiamo ad un ipermercato, abbiamo tutta una parte alimentare, anche tutta una parte non alimentare, pannolini, prodotti per igiene personale, abbigliamento, e chi più ne ha più ne metta. Fino al 2007 cosa diceva la legge? La legge diceva, ok, se tu ipermercato butti via dei prodotti non alimentari, comunque hai degli sgravi fiscali, tra virgolette, nel senso che non devi versare a noi Stato, l'IVA di quei beni, se li butti via, quei beni, il valore di quei beni a fine anno non va a fare reddito d'impresa, quindi in pratica li buttate via, quindi non ci paghi le tasse. Perché comunque io Stato riconosco il fatto che tu non puoi essere perfetto, oppure che comunque nel commercio non si può essere perfetti, quindi qualche cosa necessariamente può essere buttato via. Però cosa diceva pure la legge? Che se per caso tu decidi di donarli, mi devi versare l'IVA e il valore di quel bene va a fare il reddito d'impresa. Cioè io lo considero un utile pur nonostante che tu l'hai buttato via. Io l'IVA non l'ho incassata, io supermercato l'IVA non l'ho incassata perché l'ho donato e mi va a fare reddito d'impresa nonostante non l'abbia venduto. Capite benissimo che supermercati e ipermercati non sono lì per fare beneficenza, da un certo punto di vista mi viene a dire per fortuna, e quindi preferivano buttare via. Nonostante inquinassero, perché buttare via significava inquinare, preferivano gettare via che donarlo. Allora anche lì, armati di buona volontà, ci siamo messi a studiare tutta la normativa, in primis io, che comunque di normativa nel mio corso universitario ho fatto solo un esame di diritto, poi diritto agrario, quindi non diritto fiscale, non ci capivo niente, però ci ho perso un bel po' di tempo, abbiamo chiesto aiuto a docenti fiscalisti eccetera eccetera, alla fine siamo riusciti a arrivare ad un percorso. Abbiamo mandato la nostra idea sotto forma di disegno di legge al Parlamento, portata da un senatore di centro-sinistra e un deputato di centrodestra, bipartisan, eccetera, eccetera, ce l'hanno rimandata a casa tre volte, bocciata proprio completamente in origine. Avevo un po' perso il di coraggio, abbiamo provato a fare un altro tentativo, c'è stato un sottosegretario al Ministero dell'Economia che ci ha detto, vabbè, ci ragioniamo insieme. Allora ha costituito un tavolo di lavoro, c'era un rappresentante del Ministero dell'Economia, Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate, NAS, Guardia di Finanza, chi più ne ha più ne metta. Io, di solito, deputato per onorare la nostra causa, vado, anch'io facevo parte per quanto riguarda l'università di questo tavolo, spiego l'idea, metto in evidenza che, per farla breve, se loro lo buttano via, voi non ci incassate niente. Se loro lo donassero, non cambierebbe niente. Noi chiedevamo semplicemente, consideriamo la donazione come lo smaltimento. Loro oggi non ci pensano minimamente a donarlo, quindi lo buttano via. Trasformiamo la donazione come lo smaltimento, così loro sono stimolati a donarlo. Anche lì, insomma, raccontato tutto l'escamotage, tutti i cavilli che noi avevamo pensato, anche lì pensavo, beh, gli risolviamo i problemi, anche loro si alzano, applauso, bravissimi. Ma guarda, lascia perdere. Poi mi spiegano il perché. Allora, in primo luogo mi dicono, voi parlate di beni non alimentari. E certo, noi i beni alimentari li recuperiamo, perché comunque sono previsti sgravi fiscali, bla 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 bla. Però tu mi parli di beni non alimentari, mi dice, però tra i beni non alimentari ci sono le auto di lusso,
ci sono le pellicce, ci sono le armi, d'altronde non aveva torto, sono beni non alimentari. Io quando mi raccontava questa cosa sinceramente mi veniva da ridere, cercavo di trattenermi, ma non perché lo ritenevo uno shock, ma perché pensavo un'altra cosa, e poi quando gli ho raccontato alla fine della storia si sono messi a ridere anche loro, perché mi immaginavo la suorina che adesso va al supermercato con una 600 scassata, che per metterla in moto, la mettono in moto a spinta, con gli addetti che la spingono, andarci un giorno in Ferrari con la pelliccia e con una pistola infilata nella tasca interna della pelliccia. Questa cosa mi faceva morire da ridere. Però lui aveva ragione, un'auto di lusso è una Ferrari, è un bene non alimentare. E poi mi spiega, guarda, in realtà se noi consideriamo tutti i beni, tu non puoi immaginare quante frodi iniziano a venire fuori. Fanno passare per donazione ad un'associazione una flotta di Ferrari, un container di abbigliamento firmato. Allora mi spiega, in Italia quando si deve fare una legge, si pensa alla legge, cioè ai benefici che vuoi generare. Crei il disegno di legge, poi la seconda cosa che devi fare è pensare come quella legge può essere frodata. Trovare tutte le pezze per tappare quei buchi, tappare quelle vie per le quali quella legge può essere frodata, e solo dopo aver pensato e trovato tutte le pezze e tutti i buchi, la tramuti in legge. Quindi in primo luogo passa un sacco di tempo, in secondo luogo comunque dall'idea iniziale al risultato finale le cose si cambiano enormemente. Però nonostante tutto questo, dopo 3 anni anche in questo caso, siamo arrivati alla fine di un percorso che ha portato dal 1 gennaio 2008 a recuperare anche i prodotti non alimentari, ad eccezione delle armi, ad eccezione dei beni di lusso, eccetera, 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 eccetera. E con tutta una serie di limitazioni di tipo fiscale, economico nei confronti delle imprese. Quindi l'impresa non è che può donare 1 milione di euro di prodotti non alimentari. Però ci siamo accorti che il valore di quello che gettano via, supermercati e ipermercati, è di gran lunga inferiore rispetto al tetto che è stato messo. Perché poi questo tetto lo desumi solo alla fine dell'anno, e quindi comunque c'è il problema di dire che l'impresa sta attenta a donare poco per evitare di superare eventualmente quel limite alla fine dell'anno, perché comunque se supera quel limite deve versare l'IVA e va a fare il reddito di impresa. Però comunque dal 2008 in poi abbiamo fatto, diciamo, una serie di statistiche e abbiamo visto che le imprese sono ampiamente al di sotto, non perché non vogliono donare di più, perché non ce ne hanno da donare di più. L'ultimo dato che vi voglio dare, comunque la presentazione ve la lascio e vi lascio i miei riferimenti se volete vedere un po' di più, è questa. Che cosa si può recuperare da un ipermercato di piccole, di medie e grandi dimensioni? Oserei dire di uno Shan di Fan, quello è un ipermercato di medie e grandi dimensioni. Da un ipermercato di medie e grandi dimensioni, questi sono i dati del 2011, quindi dati abbastanza recenti, da un ipermercato di medie e grandi dimensioni è possibile recuperare più o meno 150 tonnellate di prodotti. 15 tir di prodotti alimentari che anziché finire in discarica vanno a finire a chi? A 400 persone tutti i giorni che soddisfano le loro esigenze di pranzo, cioè colazione, pranzo e cena. Cosa succede? Che loro non sanno se ritirano le zucchine, le melanzane, i peperoni, i cavolfiori. Non sanno se ritirano le mele piuttosto che le pesche o le fragole, però più o meno in un ipermercato che attiva il nostro progetto, un progetto di recupero in modo, diciamo, fedele a quelle che sono le linee del recupero, tutti i giorni si recupera frutta e verdura necessaria per più o meno quella quantità di persone, se non tutti i giorni un giorno un po' di più, un giorno un po' di meno, però mediamente le associazioni sanno che ritirano frutta e verdura per le loro esigenze più o meno. 60% ortofrutta, 9% carne, diciamo che si recupera, 12% allo scatolame, il confezionato è una quota abbastanza piccola. Latticini, pane e pasticceria, controvalore di 500.000 euro all'anno. Quindi 400 persone che possono mangiare tutti i giorni con quello che è un ipermercato tipo Shan di Lutteria. Poi
arrivare a questi livelli è un po' complesso, perché comunque richiede un impiego da parte dei loro dipendenti abbastanza importante. O spero che non ci sia nessuno che abbia parenti o persone che lavorano in ipermercato, ma comunque ho tutti gli elementi per non poter, per poter avvalorare quello che dico. Se l'impegno fosse, chi ci lavora, pari al 100%, si potrebbero recuperare quelle quantità. Purtroppo non sempre chi lavora in quelle strutture ci mette un impegno del 100%, ma può succedere non solo in quelle strutture, in tante altre parti, quindi non sempre si riesce ad arrivare a quelle quantità. Quello che è carino, tra virgolette, è anche il risultato che c'è di sotto. Quello è il risultato di un progetto che abbiamo attivato nel comune di Ferrara. L'abbiamo attivato nel 2004. Quei risultati sono i risultati di 16 esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni, piccoli supermercati, pasticcerie, fruttivendoli, panettieri, piccoli negozietti alimentari, eccetera, eccetera. Da quegli 16 esercizi, 40.000 kg di prodotti, 100 persone che tutti i giorni mangiano colazione, pranzo e cena con quello che viene recuperato da quei piccoli negozietti. Concludo raccontandovi un piccolo aneddoto su quello che è successo a Ferrara, dal recupero di questo, da quei punti vendita, che è un supermercato subito dopo Natale donato ad un'associazione, la mensa di Viale Capa, che è la mensa popolare più grande di Ferrara, servono centinaia di passi, quindi è una mensa enorme, ha donato il salmone affumicato dopo Natale. Questi tanti, eccetera, eccetera, stava per scadere, e portato alla mensa, l'hanno messo anche loro, hanno fatto delle tartine con il burro sopra il salmone affumicato e messo come centro tavola. Là non usano i tavoloni lunghi per la questione di sensibilità nei confronti di chi va a mangiare, eccetera, eccetera, mettono sempre i fiori in mezzo al tavolo, eccetera, proprio per dare l'idea proprio di, non di una mensa, ma di un ristorante, comunque qualcosa per dare dignità alle persone comunque che vanno a mangiare. E insieme ai fiori hanno messo un piattino con queste fettine di pane, salmone, queste tartine. Quando sono arrivate queste persone a mangiare, hanno messo quella roba rosa, morbida, sopra il pane. Chissà che schifo è. Un temerario ha provato a mangiarne una, due, tre. Tutti quanti lo guardavano, ha iniziato a mangiare. I giorni dopo andavano a bussare in cucina, ma quei paninetti di ieri, ormai oggi non ci sono. Questo semplicemente per dire che comunque quello che si recupera ha un valore nutrizionale veramente elevatissimo. L'ultimissima cosa, che è un po' uno dei nostri principi, è che chi utilizza questi prodotti ha la stessa identica dignità di chi li va ad acquistare. Quindi quello che si recupera nel 100% dei casi è cibo del tutto uguale a quello che noi, un secondo prima, come dicevo prima, possiamo e dobbiamo acquistare. Quindi per noi è fondamentale la dignità, rispettare la dignità di chi utilizza quel cibo, e quindi tutto il sistema che abbiamo implementato va anche verso quella direzione. Banalmente, non penseremo mai che dal nostro progetto vada della carne di maiale ad un'associazione che assiste persone musulmane, perché comunque significa non rispettare la propria dignità. Poi potremo discutere n volte sul fatto che se magari hai fame dovresti teoricamente mangiare tutto quanto, però scusate, visto che possiamo scegliere anche noi in quel caso, gli diamo dei prodotti che rispettano la dignità. Non siete studenti, però quello che mi piace, magari, visto che comunque siete docenti e potete riportare, e poi magari un giorno, se avete voglia, sono disponibile anche a venire a parlare agli studenti, che cosa dico sempre? Tutto ciò che abbiamo costruito, non per prendere il merito, nei confronti degli studenti per dargli uno stimolo soprattutto, è che non è che è nato dall'alto, che ci è caduto dal cielo. Abbiamo riscontrato che c'era un problema. Quando abbiamo scontato che c'era questo problema, io ero ancora uno studente e ho impiegato il tempo della mia tesi per studiarlo.
come me, altri ragazzi che adesso fanno parte di questo progetto erano studenti, ci hanno dedicato il loro tempo per studiare. Ci siamo messi lì, abbiamo iniziato a ragionare, abbiamo rotto le scatole ai nostri docenti per farci dare informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ci abbiamo creduto, è diventato, tra virgolette, un nostro sogno. Quel sogno è diventato una realtà imprenditoriale. Cioè abbiamo un'impresa, adesso la Smooth Market, è uno spin-off accademico. Che cos'è uno spin-off accademico? È un'impresa, un SRL, dove l'università è socia. Quindi l'università ha creduto nella nostra idea, è diventata la nostra socia. E 5 persone lavorano all'interno della Smooth Market, più tutti i soggetti a livello nazionale che come Cristina ci danno una mano sul territorio per implementare questi progetti. Quindi quella che per noi era un'idea, un sogno, studiando, rompendo le scatole, impegnandoci, l'abbiamo fatto diventare un'impresa. Questo lo dico agli studenti spesso e volentieri perché? Perché loro spesso e volentieri hanno tanti sogni, però poi un po' perché trovano in alcuni docenti, ma anche al di fuori, come abbiamo trovato noi con l'ASL, con i vari ministeri, eccetera, eccetera, un muro di gomma, spesso e volentieri li abbandonano. Però non sanno una cosa, cioè non si rendono conto di una cosa, che sono nel posto giusto per poter dar valore alle proprie idee. Perché nei banchi di scuola che si imparano le cose, e rompendo le scatole ai docenti, magari ne trovi uno, due, tre, quattro, cinque che ti dicono non rompermi le scatole, però tra tutto il corpo docenti, e dimostra il fatto che voi siete qua oggi a mio avviso, c'è qualcuno che è sensibile, pronto ad ascoltare, pronto ad aiutare. Magari non ha le risposte, anch'io spesso come dire non ho risposte da dare ai miei studenti, però li posso aiutare a trovare chi ha quelle risposte. E poi, da quelle risposte, uno può trovare realizzazione dei propri sogni, delle proprie idee, che poi magari può trasformare in un lavoro. Oggi non si può aspettare che il lavoro cada dal cielo. Il lavoro uno se lo deve costruire. E se lo costruisce su che cosa? Se lo deve costruire su che cosa? Su quello che piace. Perché poi il lavoro ti prende tutta la vita, e quindi se fai qualcosa che non ti piace, rimarrai una persona, scusate il termine, mediocre, che si è il fatto di allungare la mano e andare dietro a comprare la confezione di traditonno che è perfettamente indica, pur non mangiandosi il cartone. Quindi stimolate i vostri studenti a rompervi le scatole, perché lì per lì potrà sembrare una rottura di scatole, ma poi magari rende più movimentato anche il vostro lavoro. Io ci provo a farlo, poi davanti a volte trovo delle amiche che vi lascio pensare, di studenti che hanno 23-24 anni che dovrebbero essere nel pieno della propria, della propria voglia di fare, perché da lì a un anno si laureano, escono nel mondo del lavoro e quindi dovrebbero essere dinamici. Ma a volte ho trovato delle persone eccezionali che adesso o stanno lavorando sulle proprie idee oppure hanno trovato comunque sbocco nelle grandi imprese o anche nelle medie. Perché se uno vale, il lavoro lo trova. E vali solo se sei curioso, se sei dinamico. Perché se non sei curioso, non sei dinamico, all'impresa non gliene frega tanto che tu hai preso 110 lode. Perché magari chi ha preso 90 è più curioso e più dinamico di te e quindi riesce a trovare posto. Se uno è curioso e dinamico e sa rompere le scatole, vuole rompere le scatole, fa le domande giuste, ha tutte le porte aperte. Magari all'inizio ci va a sbattere, però prima o poi la porta da sfondo e entra. Scusatemi se vi ho preso tanto tempo. No, grazie. Guardati, aggiungo alla fine, aggiungo solo questa, oltre a ringraziare tantissimo Luca, che io come coordinatrice del progetto ho fatto il giro di tutte le comunità che ho e le associazioni che ricevono i nostri prodotti e ho conosciuto personalmente le persone che mangiano quelle cose o che usufruiscono di quelle cose, perché noi raccogliamo anche beni non alimentari, ok, come diceva prima. E vi posso assicurare che il valore che io ho percepito di questo progetto che abbiamo attivato tutti insieme, parentesi, io ho rotto tanto le scatole, ho usato un sacco di morte per fare in modo che questo progetto venisse realizzato, giusto per rimanere in tema, e il valore che io ho riscontrato proprio dal punto di vista umano, sociale, del poter dare a queste persone che magari non avevano mai mangiato uno yomo,
cioè che quando li vedono arrivare lo yomo fanno a gara per avere lo yomo, perché magari noi siamo così abituati a poter scegliere fra yomo, Danone, quello con i cereali, quello che... invece per loro tutte queste cose che arrivano sono regali, sono un nuovo, diciamo, un nuovo punto con la realtà, perché sono tutte persone in stato di bisogno, con problemi, difficoltà, eccetera. E questi prodotti che per noi sono, tra virgolette, rifiuti, cose da noi scartate, per loro sono regali, sono vita, sono una nuova speranza. E io questo ve lo dico proprio col cuore, che l'ho toccato con mano. Cioè, io ho voluto fare questo giro, conoscere tutte queste persone, anche insieme a una ragazza che faceva un pezzettino, che faceva la tesi di economia, perché solo così ci si rende conto di quanto è importante questo lavoro, quanto è importante non sprecare, o comunque quello che comunque non può essere, diciamo, non sprecato, che però venga recuperato. Ultima cosa, la cosa più bella che mi è stata detta da queste persone che, con le quali io ho parlato, è che a loro sapere che noi, come la Smith Market, o comunque chi gli dà queste cose che per loro sono buone, sono cose che non avrebbero mangiato mai, sono elementi primari della loro vita, sono diventati, a loro li fanno sentire comunque parte di questa società. E se voi ci pensate, questo è un valore che non ha prezzo. Cioè, non si può dare un valore economico quando una persona, un tossicodipendente, un alcolista, un indigente, un senza tetto, ti dice: io quando mangio queste cose sento che ci sono delle persone che mi pensano. Non offendetevi di quello che dirò, ma fammi finire di dire quello che voglio dire. Sì, sì, vai, vai. Che quello che ha detto lei è una banalità assoluta, nel senso che tutti quanti noi sappiamo che mettere la mano sul fuoco fa male, però ci rendiamo conto quanto fa male solo nel momento in cui abbiamo messo la mano nel fuoco. Quindi quello che dice lei, tutti quanti noi sappiamo che è assurdo buttare del cibo e che sicuramente quel cibo farebbe tanto bene, però ce ne rendiamo solo conto nel momento in cui lo vediamo realmente. Nella sua dimensione, perché lo riesco, sappiamo che mettere la mano nel fuoco ci fa male, però ce ne rendiamo conto solo quando l'abbiamo messa nel fuoco. E io dal 2003 che vedo le facce delle persone che prendono questo cibo ed è veramente, non riesco ad esprimerlo, perché solamente con le loro facce loro riescono a esprimerlo. Io me ne rendo conto solo guardando le loro facce, e raccontarlo almeno io non ci riesco, però veramente crea una situazione che è veramente incredibile. Poi potremmo stare qua a discuterne N volte sul fatto che magari è meglio che mangiassero uno yogurt senza marca piuttosto che lo yomo, per tutto quello che c'è dentro il consumismo, le marche, eccetera, eccetera. Però è anche importante far capire che quelle persone fanno parte del contesto in cui vivono e non sono, diciamo, all'estremo. Perché il progetto si chiama Last Minute Market? Il mercato dell'ultimo minuto. Uno, perché i prodotti sono l'ultimo minuto della loro vita, ma perché anche chi ne beneficia è l'ultimo della nostra società. E con questo progetto noi vogliamo dare un piccolissimo contributo, una goccia nell'oceano, a cercare di farli sentire un pochino più dentro a questa società. Forse è meglio, forse paradossalmente è meglio che ne stessero fuori, paradossalmente, però ci siamo, ci dobbiamo stare. Quindi prima includiamo e poi diciamo usciamone perché non è il sistema giusto, però prima facciamo sentire parte di noi e poi dopo lavoriamo per. Grazie, sarà una cosa.